Ciao Banana. Un grazie particolare a Banana. Ciao a tutti. Un saluto a Banana. Banana, io ti voglio bene. Ciao Banana. Nerd. Buonasera. Buonasera. Ciao Banana. Ciao Banana. Ciao Banana. Ciao Banana. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao Banana. Ciao a tutti amici. Ma ciao a voi e grazie a voi bellissimi. Grazie a tutti quanti voi veramente che avete partecipato al primo contest del Banana. Ricordo per chi non, perché mi segue da poco, per chi non si ricordasse o per chi praticamente questi ragazzi che avete visto, che mi hanno salutato, hanno partecipato al primo contest del Banana. Praticamente si sono cimentati nel cucinare loro, questa volta facendo un video in stile Banana. Potevano partecipare in due categorie, la prima era rifare una mia ricetta, la seconda era proporre una ricetta originale che io non avevo ancora fatto. Quindi ringrazio ancora di tutto cuore tutti i ragazzi che hanno partecipato e anche quelli che mi hanno scritto che volevano partecipare ma che purtroppo per via della sessione estiva degli esami non hanno potuto. Io ragazzi non ci ho pensato sinceramente quando ho ideato l'idea del contest e l'ho lanciata che poi sarebbe andata a finire a cavallo con gli esami, e quindi mi dispiace. E quindi vi ringrazio tutti, ringrazio chi non ha potuto neanche partecipare ma mi ha scritto che voleva farlo, chi per studio, chi per motivi familiari, eccetera eccetera. Quindi vi ringrazio tutti e adesso bando alle ciance e andiamo. Intanto vi faccio vedere che qui ci sono le due buste che fatte da me, bellissime. Queste sono due buste che ho fatto con foglia 4 con un tutorial di un ragazzino su Facebook, bruttissimo, comunque ce l'ho fatta. E qui ci sono le due buste con i nomi dei vincitori un vincitore per ogni categoria. E quindi intanto io direi una cosa, dopo aver visto i ragazzi in faccia e ve li ho fatti conoscere in questo modo, andiamo un po' a vedere le ricette che hanno preparato. Dai, forza! Sì, che roba ragazzi, mica stiamo a giocare qua, cioè vorrei vedere. Quindi vi ringrazio ancora tanto, mi sono divertito tantissimo a vedere i vostri video, a fare il contest. Volevo ricapitolare un attimo come è andata, come siamo arrivati ad avere i vincitori. Logicamente, ripeto, essendo due le categorie, abbiamo un vincitore per categoria. La categoria 1, quindi la persona che ha rifatto una mia ricetta, categoria 2, una persona che si è cimentata in una ricetta originale che io non avevo ancora fatto. Allora, i giudici sono stati 11, abbiamo avuto ben 11 giudici, quindi oltre a me altre 10 persone che hanno visto tutti i video e li hanno votati. Che cosa hanno votato? Hanno votato tre aspetti che io gli avevo indicato. Hanno votato la simpatia del video, la ricetta. Per ricetta ragazzi non state a pensare che solamente ricette, cioè gli avevo proprio espressamente detto questo, di non considerare esclusivamente la bravura della persona in cucina, perché non voglio che questo, perché ci saranno anche altre edizioni di questo contest, non voglio che diventi un contest a cui partecipino solamente persone bravissime in cucina. Possono partecipare tutti, quindi avevo detto di valutare la simpatia, ricetta in generale, che poteva essere originalità, fedeltà se si trattava di una mia ricetta, e come ci si muove in cucina, ma non conta moltissimo la bravura. E poi un terzo voto che era un voto complessivo al video, cioè nel senso, ho detto agli altri giudici, dico immaginate che questi ragazzi avessero un canale loro e pubblicassero un video del genere. Voi vedendolo che voto gli dareste? Faccio un esempio, magari c'è un ragazzo che fa un video talmente simpatico, ma proprio simpaticissimo, che poi fa la pasta lessa
Però il video è talmente simpatico che della ricetta, a me la ricetta va totalmente in secondo piano, quindi gli do 8. Ok? Quindi da questi tre voti ho estratto una media, poi ho sommato le medie di tutti i giudici facendo la divisione e è uscito il voto finale. Quindi ragazzi, bando alle ciance, io la sto tirando un po' lunga perché vi voglio, mi hanno chiamato, calcolate, chiamato no, però molti giudici dopo che hanno votato volevano sapere chi ha vinto. Mica glielo ho detto, non lo sa nessuno ragazzi, lo so solo io cosa c'è dentro queste buste. La tiriamo ancora un po' alla lunga, certo potreste andare avanti nel video e vedere chi ha vinto, ma che gusto c'è, potreste farlo pure con i film, no? Andare avanti a vedere chi ha vinto subito, ma che stare a guardare a fa poi sia il video che il film, no? Aspettate un attimo, famose due chiacchiere. Quindi ragazzi, io direi che le chiacchiere possono finire qui e quindi io direi di cominciare subito con la categoria numero 1. Quindi primo contest del banana, categoria cimentarsi in una ricetta già fatta dal banana. Quindi vediamo un po' chi ha vinto. Facciamo un po' salire un po' la suspense. Noterete la musichetta di sottofondo, voglio vedere chi è che la riconosce. Mentre a voi sale la suspense, io mi sono reso conto che la busta l'ho incollata un po' troppo, quindi abbiamo aperto la busta, vedete, tiriamo fuori il foglio che contiene il nome del vincitore. Sto aprendo il foglio. Vincitore del primo contest del banana, categoria ricette del banana, ve lo dico dopo la pubblicità. Stanco dopo la palestra? Sì, da morì. Non è un bicchiere d'acqua? No. Gatorade? No. Powerade, qualche cazzo? Ma quale acqua, Powerade o Gatorade? Ma che cazzo ci devi fa? Magnate un bel panino con la porchetta da riccia. Poi mette, ti rimetterai subito e al più presto. Non ci avevo mai pensato, grazie. E quindi ragazzi, questa cosa l'ho fatta per voi perché so che molti vi siete vergognati di mandarvi i video, mi avete anche detto ma voglio farla vedere eccetera eccetera, quindi vedete che mi sono reso abbastanza molto più ridicolo io e quindi non vi preoccupate, non uscirete male da questo video perché ne sono uscito io. E quindi ragazzi, torniamo al verdetto, ripeto, vincitore / vincitrice del primo contest del banana, categoria ricetta del banana, è mi fa mai male, Maria De Filippi insegna. E ora ragazzi, proclamiamo il vincitore, il nome chi ha vinto è Erika Celli. Complimenti Erika, complimenti. I had my share of sand kicked in my face, but I've come through. Oh, we are the champions, my friends, and we
Erika, bravissima, hai fatto un video veramente veramente bello, i giudici sono stati tutti rapiti, complimenti Erika. Ragazzi, è una ragazza romana ma che adesso vive all'estero, ha fatto un video veramente simpatico, ha riprodotto la mia ricetta del panino con maionese all'aglio, peperoni e salsiccia pancettata. Il video poi è uscito simpaticissimo, quindi lei è la vincitrice della categoria 1. Quindi, cara Erika, adesso tu dovrai scegliere, ti contatterò e dovrai scegliere il premio. Premio a scelta tra una maglietta del banana, una parananza del banana o una tazza da colazione, una mug, diciamo, del banana. Ti contatterò e così mi potrai dire. E adesso, ragazzi, è rimasta quest'altra busta. E che facciamo? Non l'apriamo? Quindi, ragazzi, ancora complimenti ad Erika, complimenti anche agli altri ragazzi che hanno partecipato nella sua categoria. Ringrazio tutti. E nel frattempo io ho aperto, come vedete, anche la seconda busta. Quindi, ragazzi, ho già il foglio in mano e vi vado a dire il nome di chi ha vinto. E ve lo dico dopo la pubblicità. Sei lì che ascolti in santa pace la tua musica preferita? Quando un tuo amico si avvicina e ti dice: ma come fai a sentirti sta roba? Senti qua! Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Sgozzalo tranquillamente, la legge non ti punirà affatto. Pubblicità progresso. Quindi vedete, ragazzi, vale il discorso di prima, non vi preoccupate, mi sono abbastanza reso ridicolo io, tranquilli. E quindi, ragazzi, adesso un momento torna serio, perché abbiamo qui il nome del vincitore. Suspense. Musichetta di sottofondo. Il nome del vincitore è... I had my share of sand kicked in my face, but I've come through. Oh, we are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. Bravissima Lavinia, complimenti ragazzi, complimenti veramente. Lavinia, ragazzi, è una ragazza toscana che ha partecipato con una tipica ricetta toscana, che però lei ci ha spiegato anche che alcuni laziali, diciamo, sono convinti che la paternità della ricetta sia loro, ma noi non ce ne frega niente di chi è la paternità, noi se la mangiamo uguale. Ci ha fatto questa bellissima panzanella di mare col polpo, i gamberi, col pane raffermo, e ragazzi, i giudici sono stati conquistati. Io ho voluto fare apposta, far votare tante persone, siamo stati 11, in modo che il voto potesse essere più, tra virgolette, meno influenzabile in nessun modo, anche perché 11 persone che hanno visto singolarmente i video, quindi ragazzi... Allora, volevo più annunciare, rifare ancora i complimenti a Erika e Lavinia per aver che hanno vinto, e poi volevo dire a tutti quanti i partecipanti che li contatterò personalmente uno per uno per ringraziarli di nuovo e poi per dirgli che riceveranno a casa
un gadget del banana, ancora non so quale, e l'attestato di partecipazione al contest, perché qua è una cosa seria, mica stiamo a giocare. E quindi ragazzi, io vi ringrazio ancora tanto per aver partecipato, per aver visto questo video, e ci vediamo al prossimo video, ma soprattutto al prossimo contest. Ciao belli!